Salve a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Manserimia e oggi siamo qui in questo nuovo video per andare a scoprire cosa ho acquistato con i saldi da Pandora. Questo è il primo round di saldi, mi sto concentrando per ultimare questo bracciale qui e quindi qui ci sono due pezzi appunto che andranno a finire su questo bracciale. È il primo round, come vi dicevo, ma non escludo la possibilità che ce ne siano degli altri. Adesso andiamo un po' a capire com'è la situazione. Volevo mostrarvi cosa indosso oggi perché questa piccola chicca l'avete vista nello scorso video Pandoroso che vi linko qui. Lo sto veramente amando, è stupendo, delicatissimo. Poi, come vi dicevo, mi piace indossarlo proprio bello aderente al polso. Non che non si possa muovere, però cioè, è proprio bello aderente, mi piace moltissimo. E poi da qua indosso altri bracciali Essence Pandora, questo qua e questo qua. Questo qua invece è Stroily. E poi nulla, gli anellini. Chiusa parentesi, possiamo andare a scoprire cosa si cela all'interno di questi due pacchettini. Io direi di aprire subito il primo. Andiamo. Pronti? Ta-da! È bellissima, è la libellulina in Pandora Rose. No, vabbè, la adoro. La tiro fuori così la guardiamo meglio in tutti i suoi dettagli. Ed eccola qui. È molto carina, davvero. Ha le ali tempestate con questi zirconcini. No, è veramente molto carina, dai. Sono sicura che ci starà benissimo nel mio bracciale. Ero indecisa fino all'ultimo se prenderlo o no, ma poi l'ho trovata in saldo e ho detto vabbè, non me la faccio scappare. Quindi l'ho fatta mia. Allora, è agganciata su questo anellino che presenta tutte queste borchiette. È come Pandora insegna, cioè nel senso è stato, penso io, realizzato per essere indossato su una collana, ma io lo metterò appunto sul bracciale. È per questo che l'anellino ha questa forma ovale, diciamo, con tutte queste borchiette. È pensata per una collana sostanzialmente, ma io, o per il pendente O, ma io la inserirò sul bracciale. Ah, appunto, sulla ghiera tutti questi pallini qua, eccoli qua. Poi c'è quest'altro anellino dove appunto è attaccata la libellula. Ecco qui, ha il suo corpo un po' inclinato verso destra. E poi ha le ali, come dicevo, tutte tempestate. Le ali più grandi, quelle superiori con gli zirconi, quelle sotto hanno delle incisioni. È tutto in Pandora Rose, come dicevo, quindi placcato oro rosa, 14 carati. Poi il retro è fatto così. Ovviamente le ali hanno i forellini per la luce degli zirconi, vedete? E poi ha la punzonatura. Da una parte ale Matte, eccolo là, e da quest'altra Pandora, scritto proprio sul corpo. Mentre se la guardiamo di lato, vedete, guardate come brilla il suo occhio, da entrambi i lati ovviamente, ha lo zirconcino per simulare l'occhio della libellula, che è molto molto carino, davvero è molto bello. Brilla, brilla tantissimo. Sia da un lato che dall'altro, è veramente molto luccicoso. È un pendente molto semplice alla fine, è anche molto elegante nella sua semplicità. E poi comunque la libellula di per sé è un animaletto molto carino, molto simpatico. Cioè, secondo me è proprio anche bello elegante da vedere. Quindi ho deciso di aggiungerla alla mia collezione. Adesso andiamo a vedere il secondo pezzo. Ecco qua. Bene, direi che possiamo quindi fare spazio all'altro pacchettino.
Il fiocchetto era solo adagiato, quindi lo levo via. Siete pronti? No, secondo me non siete pronti. Cioè, questo pezzo, raga, io non so quanto ho aspettato perché andasse in saldo, davvero. Cioè, lo corteggio da un'infinità di tempo, una marea di tempo. Praticamente da quando è uscito, e questa collezione credo risalga ad almeno 3 anni, o forse 4, no, 3, 3-4 anni fa. Quindi non so, che guardando questo potete ben immaginare cosa c'è qua dentro, ma voi non avete idea di quanto ho aspettato di una promozione valida per farlo mio, perché è un pezzo che a prezzo pieno costa veramente tantissimo, cioè è proprio una follia, un vero e proprio capriccio se è preso a prezzo pieno. Così è un capriccio sempre comunque, ma un po' più abbordabile, diciamo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Vado. No, è bellissima, è bellissima. Io poi che adoro l'autunno, le foglie quando cambiano colore, cioè non poteva mancare sul mio bracciale, davvero non poteva. Lo tiro fuori così ve lo faccio vedere benissimo perché non vedevo l'ora di averlo nella mia collezione. Ditemi se non è una meraviglia. È una meraviglia, a prezzo pieno 89 euro, raga, l'ho pagata al 40%. Comunque credo che, boh, credo si trovi ancora sul sito, nei saldi. Se la trovate, fate la vostra se amate l'autunno, perché è davvero, a parte che è un emblema, è proprio emblematica dell'autunno, e poi è stupenda, cioè luccica, brilla da morire, è bellissima. È stupenda anche i colori che gli hanno dato. Il fatto che abbiano proteso verso queste sfumature più rosacee anziché arancioni la rende ancora più particolare, secondo me è molto molto bella. Allora, la fogliolina ovviamente è super cicciotta e poi va a restringersi, ha questa forma un po' ondulata come le foglie d'autunno, ovviamente. Ha il suo stelo che è un po' curvato, vedete? E poi il fatto che l'ultima punta, cioè questa qui in cima, protenda verso il lato opposto rispetto allo stelo, gli conferisce, secondo me, un enorme movimento. È molto molto bella, davvero. Poi se la guardate così, cioè si capisce che ha proprio le curve di una foglia, vedete? Cioè proprio qua fa curva, qua fa curva. Lo stelo è rialzato, i rametti, gli steli, le venature della foglia sono anch'esse in rilievo. Vedete? Cioè, è proprio stupenda. È curata nei minimi particolari. Credo che sia uno dei pezzi di Pandora tra i miei preferiti, se non il preferito in assoluto, ma non voglio sbilanciarmi troppo. Ma già il fatto che io abbia atteso pazientemente che andasse in saldo per farlo mio e l'ho voluto a tutti i costi, alla fine l'ho fatta mia, già questo dice tutto, secondo me. Allora, parliamo degli zirconi. Hanno tre colori differenti. E anche le dimensioni tra uno zircone e l'altro sono differenti, credo siano due misure. Per esempio, questo è grande e poi sulle punte sono un po' più piccolini. Da questo lato, in teoria, dovrebbe essere un rosa tenue, però spesso e volentieri, mentre io lo osservo, a me sembrano proprio bianchi. In realtà hanno un riflesso rosato, ma molto molto leggero, davvero molto leggero. Poi, questi sulla parte superiore sono fucsia, quindi sì, proprio fucsia secondo me. Mentre questi qua, tra il lilla sostanzialmente, sì, un mix tra il fucsia e il viola, diciamo. Io lo definirei lilla, poi non lo so. Sono molto belle, cioè molto bella, conferisce varietà cromatica alla foglia, cioè sono proprio belle. Poi la foglia, vedete, a parte che gli zirconi hanno le loro cassonature tutte belle, sistemate, precise. Poi il fatto che qui sulla punta non è lasciato vuoto, ma ci sono queste ancora borchiettine tipo super piccole per continuare la texture della foglia, cioè stupendo, stupendo. Poi adoro follemente. Da quest'altro lato è identica, semplicemente appunto ruotata, perché appunto se la giriamo si vede testa in giù, è molto bella. Poi il charm è, come vedete, non è appeso per, cioè dritto, ha il foro che fa sì che,
questo charm penda in questo modo, quindi ancora più movimento secondo me, è bellissimo. Ve lo faccio vedere un po' così. Allora, qui c'è la punzonatura, mo ridiamo perché come ve la faccio vedere. M1 si vede Ale, Matte, eccola qua. Sì, da questo lato invece niente. Poi ovviamente ci sono tutte le linee che continuano appunto la forma della foglia. Tra l'altro, vedete, non è dritto qua, tipo non è dritto, ma è incavato. Quindi no, stupendo davvero. Poi ovviamente all'interno, come potete vedere, c'ha tutti i forellini per far brillare la foglia, quindi è proprio molto cavo e leggero come charm. È veramente bellissima, stupenda. No, ho finito le parole e i complimenti per questo pezzo, signor Pandora. Qui hai fatto proprio centro. Mi auguro che le prossime collezioni tirino fuori capolavori di questo genere, perché a questo punto sì, anche se costa molto, è veramente un pezzo stupendo, stupendo. E quindi nulla. Ho fatto vedere i primi due pezzi di questi saldi. Spero vi piacciono, io proprio li amo alla follia davvero, cioè non potevo chiedere di meglio. Poi tra l'altro gli zirconcini qui riprendono quelli della rosa, anche se non sono, perché questo è proprio rosso ciliegia e loro sono proprio fucsia. Però secondo me un po' riprendono e il tutto insieme è bello e armonioso. Secondo me mi manca un pendentino per fare compagnia a questo, che non so dove posizionerò. In teoria, la foglia la volevo inizialmente mettere a specchio, tipo qui, con questo charm, però qui nel centro non c'entrano, a meno che io non faccia fuori i distanziatori, li sposti. E allora lì potrebbe cambiare un po' la situazione, però vedremo perché ci devo ragionare su un attimino anche per capire che pezzo mettere tipo qui. Oppure vedete, mettere tipo questi due, uno dal lato e uno dall'altro, tipo qua, loro due, e qua al centro completare in un altro modo, però non lo so. Oppure prendere altri due charm. Ancora non lo so, so solo che sicuramente mi serve un altro pendente per fare compagnia a questo, che non so dove metterò. Però in teoria altri due pendentini tipo qui, quindi uno dal lato e uno dall'altro, ma non lo so ancora, non lo so, è tutto un non lo so in questo momento. Io non posso far altro che salutarvi. Questo video finisce qui. Spero vi piaccia, cioè io adoro l'autunno, solo guardare questo bracciale mi innamoro davvero, è stupendo. Quindi, nulla, bella gente. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!